Buongiorno a tutti, sono contento di essere qui grazie al Presidente Duregon e a Valeria Genova e a Veronica Tedeschi che mi hanno invitato a parlare di Showcare. Vi racconterò fra poco in cosa consiste questo progetto. Prima ho piacere raccontarvi che da quando ho smesso di fumare a 5 anni non ho più smesso di allenarmi, per cui per me è un elemento importante, perché essere congruente, cioè essere, dire e fare, è importante poter ispirare. Anche rima, per cui è perfetto. E poi mi alleno perché nel 2010 la mia passione per lo sport era già un lavoro. Ho studiato management dello sport all'Università di Padova e per cui sono uno scienziato motorio e mi sono appassionato tanto di aiutare le persone a muoversi, a farlo con regolarità. E ho scoperto per la prima volta nel 2010 che l'inattività appunto era diventata un fattore di rischio dichiarato per l'insorgenza di patologie croniche. L'ultima volta che l'OMS aveva pubblicato qualcosa di simile l'aveva fatto nel 81, se non ricordo male, e parlava di fumo. Per cui mi sono detto è un qualcosa di importante. Continuando a studiare mi sono accorto che buona parte della spesa sanitaria è destinata alla cura delle patologie croniche. In Italia, questo report importante pubblicato dal governo dice 8 euro su 10 sono destinati alla cura di patologie croniche. Poi il collega di Ambrosetti magari mi aiuterà o mi smentirà, ma sono numeri pazzeschi che potrebbero essere tranquillamente investiti in altro, magari in noi scienziati motori, in noi proprietari di club. 24 milioni di malati cronici in Italia. Per cui continuando a riflettere ho costruito un ecosistema che si occupa di varie aree: esercizio fisico, personalizzato, tecnologia, formazione, marketing e comunicazione nella promozione della salute e poi progetti benefici. Oggi sono qui a parlarvi di questo e di, diciamo, questo incubatore che ci siamo inventati per aiutare persone che hanno avuto sfortuna o sono state magari a volte lungimiranti nei comportamenti a poter vivere in modo salutare, avere una seconda possibilità, perché in Italia ci sono più di 3 milioni di persone che combattono contro tumori e di queste circa 700.000 si salvano e la scienza ci dice che non è importante solo la prevenzione in questo ambito, ma è importantissima poi l'esercizio fisico e gli stili di vita attivi per diminuire le recidive. Io non sono uno scienziato, ma sono appassionato e studio tanto e mi sono accorto che ci sono tantissimi studi che dicono che l'esercizio fisico impatta nella diminuzione delle recidive oltre il 40%, che è un numero pazzesco, per chi poi lo vive ancora di più. Anche l'AIRC ci dice che fare esercizio, che insomma l'ente di ricerca più importante del mondo, ci dice quanto è importante fare esercizio sia durante che nel post terapia, no? In questo periodo di follow up. La scienza ci dice che follow up vuol dire 5 anni in cui è più probabile che possano insorgere recidive. Perciò il nostro impegno di imprenditori nell'ambito dell'esercizio fisico personalizzato, strutturato, organizzato è stato quello di dire prendiamoci cura un po' di queste persone. Gratis non è bello, perché non ha valore. Quando una cosa è gratis non ha valore, il tema è di abbattere la barriera per creare cultura per noi e per fare qualcosa che magari noi come privati forse non dovremmo fare, non lo so, ma intanto abbiamo iniziato a farlo. Tra pensare e aspettare che qualcuno faccia e fare, abbiamo deciso di fare. Per cui vogliamo aiutare le persone a vivere questa seconda vita dopo il tumore in modo più attivo. C'è la fatigue, no? La fatica cancro correlata, c'è la sarcopenia legata all'inattività durante le terapie, c'è la psiche che è intaccata in maniera importante, poi c'è l'infiammazione cellulare, no? Queste citochine infiammatorie che possono essere diminuite, interferite in negativo grazie all'esercizio fisico, non solo, ma grazie all'esercizio fisico e a un corretto stile di vita. Per questo motivo qualche settimana fa abbiamo inaugurato questa struttura a Padova grazie all'intervento del comune nostro, di un po' di amici imprenditori e di uno sportivo famoso che è Francesco Toldo, che ci ha aiutato in un quartiere di Padova vicino al centro,
e stiamo costruendo relazioni non facili con interlocutori istituzionali, per cui ASL, ospedale, IOP, uno dei centri di ricerca contro il tumore più importanti d'Italia, Istituto Oncologico Veneto, con l'Università di Padova, con il prorettore Awareness, il professor Paoli, e con i medici di medicina generale che non sono capaci di prescrivere, sono d'accordo, ma che hanno molto potere e per cui possono aiutarci a interferire positivamente sulla vita di queste persone. Lo facciamo attraverso tre strumenti importanti che sono quelli che vengono dettati da linee guida internazionali che prescrivono, dando le raccomandazioni sulla quantità, la dose, la frequenza, il volume di esercizio fisico ottimale per aiutare le persone sane a continuare ad essere sane e le persone malate o che sono state malate a evitare di esserlo o allontanare il momento in cui magari ci ritorneranno. E per cui fiato, forza e flessibilità, cosa sono? Sono tre F, siamo inventati in questo gioco, questo simbolico, per dire che è fondamentale allenare a livello allenante, oltre alla soglia allenante che è soggettiva. Noi alleniamo tanti con l'artrite reumatoide, confermo quello che ha detto prima il professore, l'apparato cardiovascolare, cardiorespiratorio, fiato, muscolo tendineo, forza, osteoarticolare, flessibilità. Crediamo che l'armonioso equilibrio di questi tre elementi, chiaramente a seconda del momento in cui vengono somministrati, dell'organizzazione dell'allenamento, per cui periodizzazione, della fase in cui la persona si trova, sia la chiave poi per aiutare queste persone a muoversi. Anche l'AIRC dice che serve una prescrizione specifica e non andare a camminare, che è meglio che stare in divano, ma probabilmente non è ottimale. Tuttavia le hard skill non sono sufficienti, altrimenti tutti i laureati in scienze motorie avrebbero la coda fuori dai luoghi in cui lavorano. E molto spesso la parte scientifica non è accompagnata dalla parte legata alle soft skill, perché queste persone hanno bisogno che si verifichino una serie di circostanze che li aiutino a essere motivate, perché la scienza non motiva e se fossero motivate già lo farebbero in autonomia. E per questo motivo credo anch'io che molti medici dovrebbero studiare più psicologia, anche molti scienziati motori, per aiutare le persone a sentirsi meno giudicate. Empatia, no? Empatia vuol dire non giudicare, vuol dire sospendere il giudizio e ascoltare in modo attivo, no? Attivo vuol dire ascolto veramente e farlo in ambienti sicuri, anche qui c'è tanto da investire, c'è ambienti in cui c'è sicuramente personale specializzato ma anche che siano atti a sentirsi a loro agio, in modo tale che questa iniziale prescrizione, questa iniziale pratica cominci a far sentire queste persone, tutte le persone, a maggior ragione le persone che hanno avuto, sono un po' più fragili emotivamente, come sono i malati oncologici, che stanno riuscendo, intervistando tanto i clienti che allenano da più di 20 anni, da quando ero ragazzino, mi sono accorto che è fondamentale percepire il miglioramento, percepire che stanno toccando con mano che quello che noi gli proponiamo sta funzionando, non perché ne abbiamo il bicipite gonfio, ma perché sentono loro che funziona. E quando succedono questi tre elementi le persone provano piacere, quando provano piacere continuano, perché il cervello è motivato solo al piacere. Poi i dati sono importanti, per cui non ci fermiamo alla parte legata alla prescrizione hard e soft, per cui scienza, capacità relazionali, sarà anche la tecnologia, perché si migliora solo ciò che si misura e per cui tutte le persone che accedono a questo club particolare, questo piccolo club particolare dove facciamo charity, beneficenza, hanno un'app disponibile che eroga la software house che ho fondato qualche anno fa a titolo totalmente gratuito e che ha integrato una serie di tecnologie, monitoriamo la frequenza cardiaca in diretta e formiamo report poi a queste persone in post allenamento a seconda dei substrati energetici che sono stati utilizzati e delle intensità che codifichiamo insieme. Abbiamo integrato con questo operatore del settore Life Fitness i dati legati alla pratica cardiovascolare all'interno dell'app, per cui scarichiamo i dati, li facciamo confluire in termini di densità, durata, watt, pendenze, velocità, chilometri,
abbiamo integrato con un misuratore, uno scanner 3D, perché la composizione corporea è fondamentale, più che per questioni estetiche, per questioni di salute. Meno grasso corporeo vuol dire meno infiammazione cellulare sulle membrane e perciò vuol dire meno rischio di infiammazione cronica che poi può portare a degenerazione che porta all'insorgenza di nuovo di tumore. E infine abbiamo integrato anche un impedenziometro particolare, permette di valutare pressione con un ECG di base, non in ambito medico, la saturazione, la temperatura e la frequenza di riposo, per avere dei dati che poi queste persone possono spendersi con il medico, aspettando che il medico impari a prescrivere. Noi intanto gli diamo dati su cui riflettere legati a queste persone che si allenano in modo scientifico, professionale, gratis. Lo stiamo facendo in piccoli gruppi, monitoraggio, lo facciamo su appuntamento, piccoli gruppi vuol dire 4-6 persone, cerchiamo di raggrupparle su categorie omogenee per fragilità emotiva e per tipologia poi di percorso che hanno affrontato. E quello che mi sto accorgendo è che si sentono a loro agio, non so se perché gratis, non so se perché si sentono in un ambiente protetto, se perché noi ce la stiamo mettendo tutta, ma si sentono a loro agio nonostante sia molto difficile di rompere il ghiaccio iniziale. Tutto questo lo facciamo perché poi c'è un malato più importante, come abbiamo visto anche nei precedenti interventi, che è la nostra sanità pubblica. E perciò più noi riusciamo a diffondere, a promuovere l'esercizio fisico all'interno degli stili di vita, più probabilmente impatteremo meno. Il collega diceva prima, vengono distribuiti magari a noi, magari non anche un po' risparmiati sul medio e lungo periodo, non lo so, non sono un economista esperto, sta di fatto che fare quello che facciamo, che possiamo fare tutti noi, compresi voi, tra il pubblico, è quello di promuovere. Che cosa? Promuovere ciò che è anche un altro ente importante dopo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè le Nazioni Unite, stanno promuovendo e diffondendo nella loro agenda per salvaguardare il mondo, ovvero al punto 3, assicurare salute e benessere per tutti e per tutte le fasce d'età. Per cui quello che stiamo facendo, quello che fate anche voi tutti i giorni, è coerente con un obiettivo molto più grande in cui molte persone possono identificarsi e incontrare un qualcosa in più che comprare magari un abbonamento o iniziare un percorso di stile di vita più attivo. Per questo motivo mi permetto, anche se non mi hanno autorizzato, di promuovere un evento importante gratis che organizziamo per il secondo anno, si chiama Lo Spettacolo della Salute, un evento che avrà luogo alla fine del mese di settembre, 29, allo scopo di condividere storie e tips, dicono gli inglesi, per cui soluzioni rapide da parte di istituzioni, operatori, imprenditori privati, scienziati, colleghi, che possono ispirare il pubblico, che io mi assicuro sia prevalentemente di sedentari, per poter poi iniziare a cambiare le loro convinzioni. Le convinzioni sono difficilissime da intaccare. Momenti di cultura positivi in cui tante persone di estrazione diversa possono condividere un perché comune, noi crediamo che possa essere una soluzione interessante. La prima edizione ci ha aiutato, sold out, quasi 1000 persone presenti, ci ha aiutato a raccogliere fondi per ha contribuito a raccogliere fondi per l'apertura di questa prima palestra per oncologici in follow up e per cronici, cioè afflitti da patologie croniche non trasmissibili. A partire l'edizione 23 vuole raccogliere fondi invece per raccoglieremo 50.000 euro, se non ci arriviamo metteremo noi la differenza come imprenditori privati per fare la stessa cosa a Treviso. Concludo rapidamente, questi sono alcuni dei miei partner, sono importanti. Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di essere intervistato dal TG2 e gli ho detto: ma perché venite a cercarci? Sono più o meno 20 anni che facciamo quello che adesso vi siete accorti che facciamo gratuitamente. E loro dicono: non si può fare pubblicità di aziende private. Ho detto: ma senza le aziende private non si può fare charity, per cui se non c'è utile da ridistribuire, tanto l'azienda è inutile, lo dico ad ogni convegno a cui partecipo. E secondo, non si possono aiutare altre persone. Per cui il nostro progetto è partito, se qualcuno vuole salire a bordo, noi siamo felici, ci piacerebbe poterci prendere cura di tante strutture in tutta Italia,
vorrei che diventasse un lavoro e non tempo libero, e poter alzare il livello dei contenuti che condividiamo come imprenditori o come scienziati motori per aiutare più persone a muoversi e a vivere in modo sano. Grazie.